questa assemblea che è stata indetta da alcuni delegati RSU e da delegati di base per affrontare la questione dell'articolo 18. Questa cosa è partita sostanzialmente riferendo la questione direttamente al pubblico impiego, ma per come si sta evolvendo la situazione, diciamo che ormai non possiamo più fare dei distinguo rispetto a questa questione, ma anzi ormai è una questione che riguarda tutti e che non si può riferire solamente ed unicamente al famoso, ormai famigerato per certi versi, articolo 18, ma è un attacco che attraverso l'articolo 18 va invece a mettere in discussione quelli che sono i diritti acquisiti all'interno dei posti di lavoro e quella che è la possibilità di estendere questi diritti all'interno del mondo del lavoro. Quella che è la possibilità eventualmente anche di fare un ragionamento diverso rispetto a quelle che sono le prospettive da qui in avanti, non tanto per le componenti, diciamo, e non solo per le componenti che ormai operano all'interno dei vari settori del mondo del lavoro, ma soprattutto per quella miriade di forme che ormai sono applicate in tutte le situazioni per quanto riguarda appunto il fatto di consentire a padroni, ma non solo ai padroni, anche alle amministrazioni. Infatti poi magari mi soffermo anche rispetto ad alcuni provvedimenti che molte amministrazioni adottano per garantirsi in un qualche modo, appunto per garantire a padroni e non solo la possibilità di usare strumenti più ampi, più flessibili, che garantiscano in realtà un modo di agire diverso e di consentire sostanzialmente di usufruire di forme di lavoro che non sono più quelle, diciamo, che comunque in prospettiva o in tendenza diano delle garanzie, diano la possibilità a uno di ragionare rispetto alla sua vita, rispetto al suo futuro, rispetto alla possibilità di costituire, diciamo, un'autonomia finanziaria propria, ma che invece pensano il lavoro solamente, unicamente, un po' come vorrebbe, visto che abbiamo qui la presenza della Fiamma, come vorrebbe il nostro amico Marchionne, un lavoro che tu vai a prendere, un lavoratore che vai a prendere quando ti serve e quando non ti serve, pazienza. Infatti, dicevo, anche il pubblico impiego sta adottando questo tipo di meccanismi e porto un esempio molto semplice. All'interno del comune di Padova, tanto per capirci, visto che stiamo parlando della nostra città, esistono già, oltre ai dipendenti pubblici a tempo indeterminato, esistono le cooperative, esistono i lavoratori socialmente utili, esistono gli interinali. Questa è tutta gente, per non parlare poi dei cosiddetti nonni vigili, eccetera, eccetera. Ma queste sono tutte figure che di fatto lavorano fianco a fianco con il dipendente pubblico, che non percepiscono assolutamente lo stesso stipendio, che non hanno assolutamente alcun tipo di diritto da questo punto di vista e che però svolgono la funzione di fruire un servizio pubblico. Se a questo poi ci aggiungiamo il fatto che molti servizi vengono anche esternalizzati e quindi passano nel terreno comunemente conosciuto come quello delle cooperative, è evidente che ci ritroviamo in una situazione completamente diversa da quello che ognuno di noi comunemente intende quando parla di dipendente pubblico. Quindi, diciamo, noi siamo partiti da questo tipo di ragionamenti dicendo in maniera molto chiara che l'articolo 18, che ne dicano, si applica tout court anche ai dipendenti pubblici. Il buon Bonanni molto probabilmente
ha avuto un momento in cui il cervello gli è andato in pausa quando alla trasmissione della Lucia Annunziata ha detto che non si applicava per i dipendenti pubblici. Questa cosa non esiste, si applica automaticamente già da tempo perché è previsto per legge questo tipo di cosa. Poi magari qualcuno di noi approfondirà meglio questo tipo di considerazioni. Il dato quindi è che l'articolo 18 vale per i dipendenti privati, vale per i dipendenti pubblici e vale soprattutto nelle condizioni in cui, così come si sta affrontando in questi giorni, lo si applica mettendo in campo la questione della convenienza economica, perché poi questo è il dato sostanzialmente, no? Articolo 18, anche con le piccole modifiche che sono state apportate, se così si possono definire, nell'ultima versione, in realtà se il padrone dice che ci sono una serie di difficoltà economiche per poter garantire questo tipo di situazione, ovviamente poi il giudice deve eventualmente decidere. Mi viene da pensare in maniera molto lineare e diretta che cosa accadrà nel momento in cui verranno eliminate le province. Se le funzioni passeranno alla regione o ai comuni diciamo più grossi, che cosa accadrà di tutti quei dipendenti che in questo momento stanno lavorando nelle province? Che cosa accadrà, e l'esempio l'avevamo già avuto poco tempo fa quando c'è stato questo ragionamento per cui l'INPS e l'INAIL diventavano una cosa unica. Là già si cominciava a parlare di esuberi, di gente che doveva essere messa in mobilità, che nel pubblico impiego mobilità significa che se hai fortuna e vai a finire in un ente vicino magari non succede niente, ma la mobilità può anche essere da regione a regione o in qualche altro posto. Quindi diciamo ci ritroviamo in una situazione che è sicuramente problematica, che è sicuramente particolare e che va a toccare sostanzialmente tutti. Come dicevo all'inizio, va a toccare soprattutto un meccanismo che si vuole mettere in discussione, che non è tanto la possibilità di licenziare, perché l'abbiamo visto, lo sappiamo, la possibilità di licenziare c'è, non è che con questo meccanismo elimini questo tipo di cosa, ma è una questione che di fatto va a mettere in discussione quello che è diciamo il poter pensare al posto di lavoro come, non come numero, non come entità che viene chiamata in caso di necessità, ma poterlo pensare soltanto diciamo come una possibilità diversa, come un meccanismo che ci consente effettivamente di poter lavorare in qualche modo, di poter avere un minimo di garanzie e di diritti. Questo è il dato sostanziale. L'altra questione che volevo sottolineare, poi chiudo rispetto a questa breve introduzione, è sostanzialmente questa. Noi oggi ci ritroviamo in una fase in cui molte organizzazioni sindacali sono per così dire in stand by, sono lì fermi che non sanno se appoggiare o non appoggiare la manovra detta di riforma del lavoro che questo governo, il governo Monti, sta mettendo in campo. Un governo che, ricordo, ha già dato dei colpi pesanti al mondo del lavoro, prima con la manovra sulle pensioni e poi diciamo con il fatto che comunque tutta una serie di contratti continuano a essere e restare bloccati, tanto per parlarci chiari, nel pubblico impiego fino al 2017 noi soldi di contratti nazionali non ne vedremo e quindi è evidente che la situazione è estremamente pesante. Dicevo, organizzazioni sindacali che non si stanno muovendo o che stanno facendo finta di niente rispetto a quello che sta accadendo o che stanno alla finestra sperando che siano i partiti a diciamo modificare un disegno di legge che sicuramente è grave, che sicuramente è pesante nei confronti dei lavoratori, che va
diciamo, a portare un ulteriore attacco a quelli che potevano essere diciamo, i diritti acquisiti e conquistati, mi pare, 42 anni fa con lo Statuto dei lavoratori. Ecco, per questo noi abbiamo deciso con questa assemblea oggi di partire dalla base. L'assemblea non è stata indetta da un'organizzazione sindacale, non è stata indetta da sigle sindacali, è stata indetta da semplici lavoratori o da delegati RSU, perché riteniamo che, siccome siamo quelli che poi subiranno l'effetto di questo tipo di manovra, sia giusto far capire fin dalla base come ci si vuole rapportare, come ci si vuole muovere da qui in avanti rispetto a questa cosa, perché dobbiamo essere noi oggi a determinare in maniera chiara anche quella che sarà la linea sindacale, a prescindere dal sindacato diciamo di appartenenza, quella che sarà, diciamo, la risposta che il mondo del lavoro, io dico in maniera molto chiara, deve dare a questa manovra, a questo governo, che da governo tecnico che doveva inventarsi il modo di risolvere la crisi di questo paese, di fatto si sta rivelando essere sempre più invece un governo che continua sulla stessa strada portata avanti dal governo Berlusconi, e che le uniche operazioni che sa fare è quella di tagliare e ridurre senza pensare invece di modificare tutta una serie di altre questioni, a cominciare appunto ad esempio dalle 46 tipologie di lavoro che esistono oggi, a cui il mercato può attingere. Per cui credo che sia importante oggi, partire da oggi come un momento di fondazione di quella che potrebbe essere un percorso per arrivare veramente ad esprimere, così come è stato fatto anche in altri paesi, dalla Spagna alla Grecia e via dicendo, uno sciopero generale che sia veramente tale e che fermi veramente il paese, che dimostri in maniera chiara e intelligibile che i lavoratori non sono disponibili ad accettare ulteriori pesanti tagli rispetto a quelli che sono i loro diritti e a quelli che sono i loro bisogni. Grazie.